and it makes a fire. I fell into a ring of fire. Grazie, arrivo subito. Buonasera, signori. Vi presento il capitano Wayne e il tenente Norris, rientrati dal Vietnam. Con ordine potete fare le vostre domande. Buonasera, sono Jack Nababis del Washington Post. Come vi sentite ad essere i nuovi eroi americani? Non siamo eroi! Abbiamo fatto il nostro dovere! Ma mi volete dire che sono diventata una star? Sono Dorothy Thompson del New York Times. Che situazione avete lasciato in Vietnam? Speriamo di aver garantito la pace! Capitano! Abbiamo lasciato lì anche il tenente Defoe! La ringrazio! Walter Cronkite, CBS. Non vi sentite in colpa ad aver lasciato uno dei vostri laggiù? Cosa che ha detto? Ma come si permette? Lì c'eravamo solo noi! E con questo abbiamo chiuso l'intervista! Grazie a tutti! Procediamo con l'assegnazione della medaglia Silver Bone. Congratulazioni, figliolo. Ben fatto. Congratulazioni, figliolo. Ben fatto. Finalmente un po' di relax. Whisky, tenente? Certamente, capitano! Chissà cosa starà combinando il tenente da fu laggiù. Sono sicurissimamente sicuro che gli sta mettendo tutti in riga quei con. Mi scusi, capitano! Ultime notizie. L'esercito del Vietnam del Nord ha conquistato Saigon. Gli ultimi soldati americani hanno abbandonato la capitale alle luci dell'alba. Maledizione! Signor capitano, dice che dobbiamo tornare a riprendere il tenente Defoe? Aiuto! Venitemi a prendere! You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing.